nostro timore era quello di non restare in partita ad un certo punto gli avversari che potessero prendere il largo e quindi la partita avrebbe avuto meno senso, invece non è così, addirittura in casa con il Cassano abbiamo pareggiato, Maione in quel caso che sedeva in panchina ha fatto un super lavoro, i ragazzi sono stati spettacolari in una grandissima rimonta, ma oltre a questo buon punto tutte le partite sono state vere fino alla fine, abbiamo sempre giocato per cercare di fare il massimo anche il risultato e abbiamo giocato pure bene. Adesso arriverà Bressanone, squadra tra le candidate per l'alta classifica, come tutte le altre partite della Serie Gold, innanzitutto un'esperienza da vivere fino in fondo per questi ragazzi. Sì, lo dico sempre ai ragazzi di godersela fino alla fine, questa è ogni partita, ogni duello che si affronta contro dei grandi giocatori che loro vedono tra l'altro in nazionale, per cui è sempre positivo. Poi c'è anche da pensare che le squadre che giocano contro di noi fanno una rotazione maggiore, per cui c'è sempre una possibilità di fare un contro break e quindi di restare in partita. Nel mezzo, nella pausa, intanto partiamo dal campus, quindi c'è l'appuntamento di Youth League, come verrà utilizzato dal Campus Italia che quest'anno partecipa, questa è una novità. Sì, questa è stata una bellissima iniziativa del Presidente che ha ideato questa nostra partecipazione che sfrutteremo da una parte per far giocare di più quelli che non hanno tanto spazio in campionato, anche se poi in campionato tutti hanno spazio per e quindi da una parte per loro, dall'altra parte per visionare i ragazzi del 2006-2007 che poi a breve dovranno far parte della nazionale giovanile, per cui sono delle partite che serviranno appunto per questo scopo. La programmazione però, dicevo, prevede anche altri appuntamenti, Casa della Pallamano che partiamo dai più giovani, ospita la nazionale Under 21 con l'obiettivo delle qualificazioni mondiali. Sì, avranno le qualificazioni mondiali a gennaio e quindi ci prepareremo in questa settimana che è dedicata alle nazionali. Si alleneranno insieme la nazionale senior e poi quando la nazionale senior andrà a giocare in Polonia, l'Under 21 andrà in Puglia dove faremo due amichevoli, una con il Fasano e una con il Conversano. Per quanto riguarda la senior, la lista dei convocati va nel segno della continuità, a questo punto il gruppo sembra abbastanza definito. Questa dovrebbe essere la nostra forza in questo momento, perché c'è stata la prima fase appunto del vedere quali sono i giocatori, e c'è stato l'inserimento di tantissimi giovani della Juniores e ora non è più il momento di cambiare. Certo che sto guardando il campionato e ben venga qualsiasi inserimento di un giocatore in forma, però insomma ora l'ossatura è quella. In questo momento c'è la particolarità dell'assenza di Bortoli e dell'assenza di Max Prantner, che entrambi mancini ci tolgono un po' di opzioni in più per quanto riguarda l'attacco, quindi giocheremo con un destro di mano. Questa è l'unica novità dal punto di vista tecnico-tattico. Rifaccio un passo indietro legato alle nazionali giovanili, perché in settimana c'è stata la novità molto importante per quanto riguarda la generazione dei 2004-2005, la prossima Under 20, perché con l'allargamento a 24 squadre dei campionati europei Under 20 l'Italia rientra tra queste 24, anzi rientra tra le prime 16 di fatto degli scorsi campionati europei. Beh, questa è una novità importante perché in qualche modo dà ancora continuità e forza al lavoro del Campus Italia. Sì, come hai detto tu, a noi ci dà la possibilità di continuare a far fare esperienza giovanile ad altissimo livello per questi ragazzi, perché poi alla fine se lo ritroveranno quando andranno in nazionale senior. Esordire in nazionale senior avendo almeno una decina di partite di questo livello tra nazionale allievi e nazionale juniores è tutta un'altra cosa, per cui che ben venga, è stata una buona cosa che la Federazione Europea ha fatto, anche perché forse si è resa conto che la Francia non poteva stare in un campionato come quello dei Championship, per cui molto, molto bene soprattutto per noi.